Oh, AC Milan! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Allora, aspettavamo l'aiuto di qualcuno e l'aiuto di qualcuno non è arrivato. Ma sapete, questo campionato mi fa pensare a quello che mi dice sempre mio papà. Papà Gigi mi dice sempre: Lollo, ricordi che nella vita se vuoi qualcosa te lo devi andare a prendere, perché se aspetti che ti aiuti qualcuno, se aspetti che qualcuno ti regali dei soldi o che in qualche modo ti faciliti la vita, non è così. La vita te la devi, i risultati nella vita te li devi andare a prendere e devi fare sacrifici. È un po' il nostro spirito, no? Il Milan, noi siamo i milanisti, siamo i Casciavit. È sempre la storia del Milan, racconta che per andare a prenderti dei risultati, per andare a prenderti delle coppe, per andare a prenderti qualcosa, la storia ci insegna che abbiamo sempre dovuto lottare e abbiamo sempre dovuto far fatica. Quindi ragazzi, questo campionato è l'ennesima dimostrazione che anche gli altri, le altre squadre, nessuno molla. E quindi se vogliamo andare a prenderci l'obiettivo finale, dobbiamo andare a giocarcela, dobbiamo andare a fare risultati, punti su punti, e vedere poi che cosa succede. Ieri facevo un ragionamento con dei miei amici sul fatto che se il Milan questa sera, giocando contro il Bologna, riuscisse a fare i tre punti, ci troveremmo di fatto ad essere, adesso non ricordo esattamente a quanti punti, però mi sembra più 17, aspettate, una roba del genere l'ho scritto ieri. Eccolo qua, se il Milan dovesse vincere si porterebbe a più 17 sul quinto posto, andando di fatto a blindare la qualificazione Champions a 7 partite dalla fine del campionato. Ennesimo step di questa squadra che poi potrebbe pensare a obiettivi più alti, sicura di aver già fatto meglio rispetto all'anno precedente. C'è però forse il recupero dell'Atalanta da fare. Comunque ci siamo capiti ragazzi, se il Milan questa sera dovesse comunque andare a fare punteggio pieno, ed è quello che ci auguriamo tutti, faremmo un bel passo avanti per la qualificazione Champions. Ieri quando ho letto questa, ho scritto questa cosa, subito tutti mi avete detto: ah ma Lollo, ma sei ancora lì che pensi alla Champions League? No ragazzi, non è che sono ancora lì che penso alla qualificazione Champions League. Il mio cervello è fatto a step, io la vedo così. Iniziamo a qualificarci matematicamente o vicinissimi matematicamente a quella che è la Champions League, poi piano piano iniziamo a pensare a tutto il resto. Tra l'altro voglio un attimo specificare una cosa che vi ho detto nel video di ieri. Ho scatenato un po' una mini polemichina, mi avete scritto in tantissimi sui miei social. Siamo passati, vi scrivo questo pensiero che era queste poche righe che racchiudono il mio pensiero di quello che volevo dirvi ieri, magari ieri mi sono espresso male nel video. Siamo passati da un Milan ridicolo che non arriverà tra le prime sette, fino a un mese fa si sentiva solo ed esclusivamente questa cosa, ad oggi invece che i giornali dicono Milan obbligato a vincere il campionato. E no, occhio al trappolone, perché Dio ce ne scampi, ma se non dovesse andare tutto bene, questa cosa verrà poi utilizzata per far passare la stagione clamorosa di una squadra che non doveva vincere il campionato come un fallimento. E ad oggi questa stagione è tutto fuorché una stagione negativa. Occhio, stiamo attenti noi tifosi per primi a non cascarci. Detto questo, detto queste cose che vi ho detto, andiamo a prenderci un sogno, perché siamo il Milan e la storia ce lo impone. E se così non dovesse essere, saranno comunque tanti applausi per i nostri ragazzi. Quindi non è che quello che vi dicevo ieri, magari ieri mi sono espresso male. Ragazzi, io sono qua, lotto con voi e lotto con l'AC Milan per andare a prenderci il nostro sogno. Ma guardando tutti i parametri, questo Milan non è stato costruito a inizio anno per andare a vincere lo scudetto. Quindi ci auguriamo, non è un mettere le mani avanti ragazzi, è semplicemente un prendere coscienza di quello che dobbiamo fare. Bene, prima di andare avanti ragazzi, come sempre ringrazio l'app di OneFootball, che è l'app sponsor di questo video e di questo canale, grazie di cuore. Vi lascio qua sotto in descrizione il link per scaricare direttamente l'app. Vi ricordo che l'app di OneFootball è ovviamente l'app migliore per quanto riguarda tutte le notizie sia di calciomercato, adesso parliamo anche di calciomercato, sia di calciomercato che notizie appunto di tutte le squadre, e potete appunto personalizzare l'app per quanto riguarda i colori della AC Milan. Bene, allora, vi chiedo una cortesia, che tanto non vi costa niente, lasciate pollice in su questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, dai, supportiamo la AC Milan, adesso iniziamo poi a parlare di tutto, adesso iniziamo a parlare di Pioli,
iniziamo a parlare dei gol, vi devo parlare un attimo anche di Kessié, vi devo parlare di Ibra, guardiamo la formazione che scenderà in campo tra poche ore, poi vi devo parlare di Berardi e di Sanchez. Due notizette anche di calciomercato, anche se in questo momento ho voglia di parlare di tutto tranne che di calciomercato. Andiamo avanti, 1, 2, 3, sigla... Oh, Pioli, tocca a te. Questa sera il nostro mister fa 100. Dopo la vittoria di Napoli e Inter, questa sera tocca al Milan in casa contro il Bologna, con la carica dei 70.000, sold out questa sera, San Siro sugli spalti. I rossoneri devono rispondere alle rivali. Pioli schiererà di nuovo i suoi fedelissimi, quelli che hanno giocato di più. Da Maignan a Leao, passando per Teo, Tomori e Tonali. Nel Milan c'è molta tensione positiva. Pioli, con la panchina di questa sera, fa 100 con la squadra rossonera. E il tecnico con la miglior media punti nell'era dei tre punti. Questi sono dei dati inconfutabili. In attacco finalmente c'è scelta, perché ci sarà Giroud, Ibra e Leao, sono tutti a disposizione. I tre hanno firmato più del 48% delle reti rossonere. Ibra entrerà probabilmente a gara in corso. Se Ibra dovesse segnare, diventerebbe il secondo più anziano marcatore della storia della Serie A. Sono un po' in tensione, ragazzi, sono sincero, per la partita di questa sera sono un po' in tensione, non perché non mi fidi dei miei ragazzi, ma perché sapete che è una partita poi il lunedì, è sempre... sempre una roba così. Tra l'altro io tra pochi minuti adesso finisco di girare il video, lo carico, lo sistemo e poi mi dirigo subito a casa Milan, perché questa sera, come sapete, sono in diretta su YouTube, sono in diretta sul canale Viola, sono in diretta io. Oggi abbiamo un super ospite, abbiamo anche ovviamente anche su Milan TV. Quindi andiamo avanti. Milan, servono i gol anche... anche aspettate, mi sono segnato anche questa cosa, me la sono persa. Ah no, ecco perché me la sono segnata questa cosa da raccontarvi. Milan, servono i gol. E poi Tutto Sport si fa praticamente questa domanda e dice: ma che sì, questa sera verrà fischiato. Quando ho letto la notizia mi ha fatto un po' pensare, perché stesso giornale ieri scriveva una roba dicendo: per piacere non fischiate Dybala, perché lui è molto importante per le economie della Juve, molto importante per le economie della corsa durante il campionato. Ecco, ho trovato un po' una disparità tra queste cose. Cioè, sono due giocatori che stanno esattamente nella stessa identica situazione, quindi tutti e due non rinnoveranno il loro contratto, che sia addirittura già firmato con il Barcellona. Dybala invece non ha ancora firmato con nessuno. Ma ho trovato questa disparità, cioè si parla di Dybala e si dice: mi raccomando tifosi, non fischiate Dybala perché è importante averlo al 100% per arrivare a fine campionato, e dall'altra parte lo stesso giornale si chiede se questa sera che sì verrà fischiato a San Siro. Mi ha fatto perlomeno un po' pensare. Allora, vi volevo parlare invece di due giocatori a proposito di calciomercato, che questo sarà il titolo di questo video. Il primo riguarda due giocatori che probabilmente sono in orbita Milan, entrambi per una cifra molto molto alta, superiore ai 30 milioni di euro. Il primo, il Corriere della Sera, che in attesa della decisione di Ibra, il Milan guarda avanti su nuovi profili per l'attacco. Origi è ormai diventato più di un'idea. A destra, invece, gli occhi sono puntati su Berardi, ma non a cifre inferiori ai 30 milioni di euro richiesti dal Sassuolo. 30 milioni, raga, sono soldi. Un altro giocatore, invece, che pare vicino a quella cifra, è riportato da Todo Fijades, e dice: il Milan ha scelto Renato Sanchez per il post Frank Kessié. I rapporti tra il rossonero e il Lille potrebbero facilitare le trattative. Si può chiudere intorno a una cifra di 30 milioni. Raga, 30 milioni, ipotizzo, secondo quello che dicono i media. 30 milioni per Sanchez, 30 milioni per Berardi, 30 milioni per Botman. Cioè, vuol dire che così d'amblè, punti via, avremmo secondo loro già speso 90 milioni. Io non credo che sarà così. Io, come vi ho detto tante volte, penso che il calciomercato del Milan quest'anno si assesterà, come l'anno scorso e gli anni precedenti, intorno a una cifra intorno ai 75-80 milioni di euro. Sono quelli i soldi che noi spendiamo oramai da tanti anni. Non penso che... non lo so, però mi voglio fidare di Paolo, come vi ho detto tante volte. Paolo e Massara sapranno bene loro che cosa fare. Trovo difficile, perdonatemi questa considerazione personale, trovo difficile che il Milan spenda 90 milioni di euro pronti via d'amblè per tre giocatori. Però, insomma, vediamo. Vi volevo leggere anche... no, guardiamo la formazione insieme, ragazzi. Allora, la formazione che dovrebbe scendere in campo questa sera, rispetto a quella che vi ho detto ieri,
non ci sono cambi, quindi il Milan dovrebbe scendere in campo questa sera contro il Bologna alle ore 20:45 con un 4-2-3-1, che è quello che vi ho detto ieri. Cioè, quindi Maignan in porta, Calabria a destra, centrali Kalulu, Tomori, a sinistra mio zio Matteo Hernandez, Pierino Benasser e Tuono Tonali a centrocampo, in attacco quel trittico che speriamo, come vi dicevo ieri ci ho dedicato poco, però sapete che quando facciamo i tatticismi vi dico sempre che quando abbiamo in campo Messias, Diaz e Leao lasciamo sempre un po' perdere la fase difensiva, non sempre, perché sono stati alcuni frangenti di partite in cui abbiamo fatto bene. Speriamo che anche questa sera tutti e tre entrino con il piglio giusto. Quindi, vi dicevo, dietro l'unica punta Giroud dovremmo giocare con Messias sulla destra, Diaz come trequartista e Leao sulla sinistra. Ovviamente rimane il punto di domanda, Diaz, Diaz che sì, potrebbe giocare anche Frank da trequartista. Insomma, vediamo... vediamo come poi andrà a finire. Ovviamente Bologna, questo è un bel dettaglio tecnico, che scende in campo con un 3-4-2-1, cioè quindi scende in campo con una difesa a 3. In realtà abbiamo visto il Bologna in questo campionato tante volte scendere con una difesa con un 3-4, in realtà che poi diventa un 7-2-1, cioè diventa una difesa completa della porta e 2-1 davanti. Non lo so, vediamo come si metterà. Ragazzi, dita incrociate, ci vediamo questa sera post partita per il video post partita. Speriamo di commentare insieme dei bei 3 punti per la AC Milan. Un saluto a tutti, forza Milan e vada via il Kill Inter. Ciao ragazzi, ciao!